Caserta in prima serata, su Rai 1 con la fiction Mameli, che vedrà protagonista l'attrice Piera Russo. Piera, innanzitutto complimenti, e raccontaci un po' questa esperienza. Questa esperienza è stata per me, innanzitutto buongiorno, è stata molto molto intensa. Io sono all'interno di questa fiction che parla della storia di Goffredo Mameli, che non solo ha creato l'Inno Nazionale, ma è stato protagonista di moti rivoluzionari insieme a Garibaldi, che hanno poi portato all'Unità d'Italia. Per me è stata un'esperienza molto molto intensa, sia perché all'interno di questo progetto c'erano delle maestranze di una professionalità altissima, sia da un punto di vista artistico che tecnico, e sia perché appunto è ambientata nell'Ottocento, quindi avevo degli abiti ottocenteschi in una situazione che è stata ricreata della Genova del 1850, quindi è stato magico entrare in un set del genere. E anche perché effettivamente è emozionante raccontare un periodo della nostra storia italiana in cui effettivamente ci sono stati giovani che hanno sacrificato la propria vita per garantire un futuro migliore e per lottare per la democrazia e per i diritti. Senza spoilerare nulla, però tratteggiaci un po' il tuo personaggio. Il mio personaggio è... io sono innamorata di Armida, che non è protagonista, è un personaggio secondario, ma è un personaggio chiave, perché rappresenta quel personaggio che è l'anello che congiunge Mameli al popolo. Mameli faceva parte dell'aristocrazia, ma è nell'incontro con Armida che comprende l'utilità di coinvolgere anche il popolo in questa rivoluzione che lui fa, e a sua volta Armida comprende di dover essere parte attiva di questa rivoluzione. Lei è un personaggio estremamente coraggioso, controcorrente, una donna che a metà 800 lavora, vive con due figli a carico poiché il marito è in prigione a causa appunto della... essendo lui un rivoluzionario, era stato arrestato, e nonostante ha tanto da perdere, decide anche lei di lottare e di appunto garantire appunto ai figli un futuro migliore anche attraverso la cultura, perché lei non ha studiato ma è intelligente e capisce che l'unico strumento che ha per sollevare i figli da quella condizione di miseria è proprio la cultura. Chi è Piera Russo? Raccontaci un po' il tuo percorso artistico. Io ho iniziato la mia carriera 10 anni fa, dopo essermi formata a Roma, sia attorialmente che anche come ho anche una formazione psicologica. Mi sono laureata in psicologia, dopodiché ho scelto di fare l'attrice come mestiere. Ho vinto dei provini e ho lavorato sia nel campo della commedia con Lello Arena, Alessandro Siani, sia nel campo diciamo del teatro drammatico con Ruggero Cappuccio, Nadia Baldi, Rimas Tuminas, e anche nel campo cinematografico con Luca Miniero. Ho fatto vari progetti e sono anche coautrice, interprete e regista del monologo Respiro Piano e autrice, interprete e regista del monologo Piacere Mio, e che sono appunto due progetti indipendenti che sono nati appunto da me, e nel caso di Respiro Piano da me e Nicola, e che mi hanno dato il nostro amico. Esattamente. E quindi poi piano piano, diciamo, la mia è stata una carriera lunga, cioè lunga nel senso che ho iniziato 10 anni fa e che ovviamente mi ha portato... Ricordiamo quanti anni hai. Lo devo dire? Non lo dico. No vabbè, ho 33 anni. 33 anni significa che un terzo della tua vita l'hai passato su un palcoscenico. Sì, praticamente sì, ho avuto un periodo un po' di stasi a causa del Covid, per ora si sta ricominciando. Senti, un ragazzino, una ragazzina, un giovane diplomato ti vede, dice io voglio seguire la carriera artistica, voglio diventare un attore, un'attrice, che consiglio gli dai? Gli consiglio di non inseguire degli specchietti per le allodole, di non inseguire ciò che questo lavoro rappresenta, ma anche perché se si fa questo lavoro per il successo, probabilmente ci sarà
semplicemente dolore, perché gli ostacoli sono veramente tanti e non basta una spinta egocentrica per poterli superare, ma serve capire realmente che cosa spinge quel ragazzo verso questo tipo di professione artistica, e quindi capire quali sono le motivazioni, se c'è realmente dentro un'urgenza, una necessità di espressione artistica. Allora a quel punto vai per la tua strada, non inseguire, cioè non fregatene anche di determinate dinamiche che possono stare attorno a questo mondo, ma vai dritto, perché è quello poi che cioè è l'amore e la gioia che provi nel fare questo lavoro che ti ripagherà tutti questi sacrifici. Quindi deve essere un amore e non semplicemente il piacere. Ho letto ultimamente una frase di Buddha che dice: se ti piace un fiore lo cogli, se ami un fiore lo annaffi tutti i giorni. È questo, è l'arte e il mestiere dell'attore. Se ti piace così, allora lo cogli in attimo, ma poi, anche se magari riesci a raggiungere un determinato successo, sarà appunto una cosa molto effimera che andrà a finire. Mentre se lo ami questo lavoro, a prescindere da quello che farai, continuerai a coltivarlo e allora potrai dire veramente: io sono un attore. E nel mio caso una cosa, appunto, un lavoro che mi dà la gioia e il piacere di dire sono un'attrice, appunto Respiro Piano, questo monologo che ho fatto appunto col collega Nicola Maiello, attraverso il quale non solo c'è un'espressione da un punto di vista di interpretazione, ma anche perché siamo riusciti a raccontare una storia che in qualche modo rappresenta alcuni concetti, che però dire concetti è un po' limitante, alcune aree emotive che avevamo l'esigenza probabilmente di far venire fuori, e quindi questa cosa poi ci ha dato soddisfazione, perché il pubblico si emoziona ogni volta, quindi io spero di portarlo ancora tanto in scena, così come anche gli altri miei progetti tipo Piacere Mio. Bene così. Piera, ci vediamo lunedì sera, ci vediamo su Rai 1, in bocca al lupo per tutto e complimenti. Viva il lupo! Ciao! Ciao!